40.000 comaschi potrebbero beneficiare di un aumento della pensione. Soldi che, secondo la Corte Costituzionale, vanno restituiti ai cittadini, più precisamente ai pensionati che percepiscono un assegno lordo superiore a 3 volte il minimo. Secondo un'elaborazione del patronato Inca-CGIL, in provincia di Como, si contano circa 40.000 pensioni superiori ai 1.500 euro lordi. Assegni di contribuenti che nel 2011 si erano visti congelare l'adeguamento all'inflazione dal governo Monti, ma la Consulta ha bocciato il blocco della perequazione e ora lo Stato dovrà restituire questi soldi. In attesa che dal governo e dall'INPS arrivino indicazioni più precise, i comaschi iniziano a interrogarsi su quanto accadrà alla loro pensione. Molti stanno già affollando gli uffici del patronato Inca-CGIL di Como. Da almeno una settimana riceviamo richieste di informazioni, spiega Chiara Mascetti, direttrice del patronato. Non vogliamo creare allarmismo e riteniamo che l'INPS abbia tutti gli strumenti per rivalutare le pensioni in automatico senza un intervento del cittadino. Tuttavia, a chi si presenta, consigliamo di avanzare una domanda di ricostituzione della pensione per tutelarsi da prescrizioni o decadenze. A breve, comunque, l'INPS dovrebbe diffondere le istruzioni operative. Sulla stessa lunghezza d'onda è Giovanna Tettamanti, direttrice del patronato INAS CISL di Como. Siamo in attesa delle disposizioni INPS, aggiunge. Quando ci capita una richiesta di perequazione, possiamo anticipare una domanda di ricostituzione a scopo cautelativo.